Professor Roche de Coppens, lei parla di un mondo malato e squilibrato. Evidentemente questo riguarda anche il sistema economico e quello del lavoro. Può darci un suo parere sugli squilibri di questi due sistemi? Certo. Allora, il mondo è sempre più malato perché va agli estremi, quindi perde l'equilibrio. Se noi andiamo indietro, per me tutto questo è iniziato con la Rivoluzione francese dove hanno tagliato la testa al re e alla regina. A livello politico questo per me è secondario, ma a livello simbolico è primario. Ci dà una chiave di lettura fondamentale sul problema che stiamo vivendo oggi. Allora, il re rappresenta lo spirito, la regina la natura. Tagliare la testa al re e alla regina vuol dire disconnettersi dallo spirito e dalla natura per creare un mondo artificiale. Un mondo creato da che cosa? Dalla ragione umana e dalla volontà umana e dalle paure e dai desideri degli esseri umani. Uh, dopo la seconda guerra mondiale è successa una cosa molto interessante che molti, molte attività che erano delle vocazioni sono diventate delle professioni. Cioè, Cose che una persona faceva perché si sentiva chiamata di farla. Adesso lo fa per soldi e per potere, per trovarsi un posto nella società, eccetera, eccetera. Quindi sono cambiate molte cose che purtroppo ci hanno portato a uno stato di malattia, di squilibrio, che poi la natura e il creatore tende a riequilibrare con ovviamente eh, dei problemi, dei pasticci, esplosioni, dolori, eccetera, eccetera. Cos'è che determina questo squilibrio? I due sono molto intimamente connessi, c'è una relazione diretta fra lavoro e dimensione economica, ricompensa economica. In nuce, io credo che la chiave è questo, che il mezzo ha mangiato il fine. Allora, il lavoro che cosa è? E questa è una cosa molto importante. Il lavoro ha tre funzioni fondamentali. Prima è un modo per sopravvivere in questo mondo, in quanto se noi prendiamo dobbiamo anche dare. Secondo, però, è un modo per l'essere umano per esprimersi, per creare, per crescere, per attualizzare il suo potenziale. E secondo, è un modo per eh, rendere servizio agli altri, per, fare per dare contributi agli altri. Quello che è successo è che purtroppo la prima parte ha mangiato la seconda, la terza. E che la gente adesso guarda dove è pagata meglio, dove ha più sicurezza, eccetera, eccetera, e non dove può realizza, realizzarsi o dove veramente ha una contribuzione valida a fare agli altri. E' questo che per me ha creato questo squilibrio, che porterà a una, una situazione eh, di crisi, una situazione dolorosa, difficile, che però si risolverà e poi ritorneremo a quello che è sano e equilibrato. Quindi a corto termine io vedo problemi, sono pessimista, a medio termine e lungo termine sono molto ottimista. Di conseguenza il lavoro può essere squilibrato o non. Quando si può parlare di lavoro squilibrato e quando si può parlare di lavoro equilibrato? Allora, c'è un altro punto molto molto importante. Gli antichi saggi, anche i padri della Chiesa cristiana primitiva, ma i santi e i saggi di tutte le tradizioni dicevano che la vita umana riposa su tre pilastri fondamentali: il primo è il lavoro, il secondo è la preghiera, e il terzo è la ricreazione o il divertimento sano. Tutti e tre sono fondamentali. Con il lavoro, noi ci connettiamo con il mondo, eh, diamo un contributo agli altri attualizziamo un, certe facoltà, potenzialità, doni che noi abbiamo e ci guadagniamo la nostra vita. Quindi ci connettiamo con il mondo, con la preghiera ci connettiamo con il cielo, con la luce, con la parte superiore e questo crea due tipi di tensioni differenti, una esteriore e l'altra interiore. Per equilibrare questo, il divertimento sano, la ricreazione, sono fondamentali. Io penso ci sono molte persone che pregano purtroppo in un modo inconscio e meccanico, però comunque pregano. Tutti in qualche modo devono lavorare, se non ufficialmente, almeno ufficiosamente, qualcosa devono fare. Ma per quanto riguarda la ricreazione, il divertimento sano, c'è ben poco divertimento sano, c'è molto divertimento che non è sano, ma c'è poco divertimento che è sano. E questo è una cosa essenziale per tenere le cose in equilibrio. Professor Roche de Coppens, lei distingue il lavoro per professione dal lavoro per vocazione e parla di proprietà terapeutica riferito al secondo, quindi di indubbia utilità per la salute e per l'equilibrio psicofisico. Allora, il lavoro è essenziale per il nostro equilibrio e la nostra, la nostra salute psicofisica. Negli Stati Uniti oggi c'è gente che paga 50 dollari all'ora, pari a più o meno 30, 36, 37 euro, per lavorare. Ma lavora perché? Non per guadagnarsi la vita, ovviamente, ma per guarire di varie patologie, disfunzioni, problemi. Il lavoro fatto con amore, un lavoro fatto con tutto noi stessi, non solo con una parte di noi stessi, ha un valore terapeutico incredibile. Perché c'è un vecchio proverbio in inglese che dice use it or lose it, adopera una cosa o la perderai, che poi è connesso con la parabola dei talenti eh, delle sacre scritture, eccetera, eccetera. Allora, la stessa cosa come nell'amore. Noi sappiamo che c'è l'amore che ci fa salire e c'è l'amore che ci fa scendere. C'è l'amore e la prostituzione. Nel lavoro troviamo esattamente, identicamente la stessa cosa. Se una persona lavora solo per i soldi o per il potere o per quello che il lavoro può offrire, si prostituisce. E lì finisce con il burnout. Se una persona lavora perché è quello che sente che la sua anima ha scelto di fare in questo mondo, che è il suo dovere, la sua chiamata, allora dando tutto se stesso, crea una struttura dove l'asse PNEI, l'asse psico neuro immunologico può fare il suo lavoro. E non solo la persona è una terapia, ma dà vita e gioia alla persona. Dà vita e gioia alla persona quando lo fa con amore, quando lo fa per se stesso non quando lo fa per un'altra cosa. Ecco per me il punto fondamentale. La ricompensa per la professione è il denaro. E per la vocazione, in poche parole, è possibile concepire un lavoro vocazionale in un sistema economico che prevede il denaro come obiettivo principale? Certo. Basta non seguire, non, non accettare e seguire questo obiettivo. Allora, il denaro è sempre un mezzo, non è un fine. Se trasformato in fine, diventa un idolo. Se diventa un idolo, alla fine distrugge sia la persona che si è lanciato su questa strada che il sistema che l'ha sostenuto. Uh, noi sappiamo, negli Stati Uniti, per esempio, che la peggior cosa che potrebbe succedere a una famiglia, a una persona, è di vincere la lotteria di Stato che è pari a 100 anni di salario. Perché questo distrugge prima il lavoro della persona, poi le sue relazioni, poi la sua famiglia, la moglie non può, o il marito non può competere con quello che il mercato ha da offrire, e alla fine anche la salute. Quindi entro dieci anni le persone che vincono il grosso lotto, che pensano aver trovato una cosa meravigliosa, eccetera, eccetera, invece si trovano con l'opposto. Allora, la grande chiave è questo, è di capire eh, che cosa è il lavoro essenziale, che cosa è il lavoro visto come vocazione. È un modo di esprimere se stessi, di crescere, eh, di creare. Una delle facoltà che noi o degli attributi che condividiamo con il nostro creatore è l'energia creatrice, la volontà. L'altro è l'amore il terzo è la coscienza-conoscenza. Quindi qui la chiave è molto semplice, è di, uno deve vivere, certo, e se riceve dal mondo delle cose fisiche deve anche guadagnarsi la sua vita, ma questo dovrebbe essere sempre un mezzo, mai un fine. E non è quello che darà le grandi soddisfazioni alle persone. Quello che dà le grandi soddisfazioni alle persone e semplicemente di fare il proprio dovere, di essere fedeli a loro stessi. Negli anni Ottanta, nelle Nazioni Unite a New York, ho fatto una conferenza con il tema «La grande chiave della felicità», sottotitolo «Possono tutti gli esseri umani essere, su questa terra essere felici o no?». In poche parole, se la felicità dipende dai soldi, certamente no. Circa 3-4% delle persone almeno negli Stati Uniti, arrivano all'indipendenza economica. Se dipende dalla salute, certamente no, molte persone hanno problemi di salute non indifferenti. No, se dipendesse dalla famiglia, molte persone hanno grossi problemi in famiglia, quindi anche qui la risposta sarebbe no. Se dipende dal lavoro, purtroppo, poche persone hanno identificato e fanno quello che sono venute a fare. Quindi anche lì la risposta dovrebbe essere no. Se non, è, se non sono i soldi, il potere, la famiglia, la salute, il lavoro che sono la vera chiave della felicità, che cosa potrebbe essere questa chiave? Per me, in parole povere, è fare il proprio dovere, cioè fare quello che la nostra anima ha scelto di fare prima di incarnarsi in un corpo fisico che è uh, la nostra chiamata, il nostro compito, la nostra vocazione.